La Formula 1 è intesa come sport, come tutti sanno, è fatta di tanti elementi, da quelli tecnici a quelli umani. È da sempre intesa come il massimo della tecnologia applicata a un'auto e nel corso degli anni ha infiammato i cuori di tantissimi appassionati che hanno seguito le gesta di piloti e scuderie con fede e speranza. Della Formula 1 oggi si sa praticamente tutto, dettagli compresi, eppure a nessuno è mai venuto in mente di fare un vero abbecedario di questo sport. A colmare la lacuna ci hanno pensato gli uomini della Red Bull, con una serie di divertenti video in cui i protagonisti del team austriaco descrivono la massima formula dalla A alla Z. Oggi arriveremo fino alla L, mentre nelle prossime puntate vi mostreremo il seguito fino ad arrivare alla lettera Z. Lasciamo dunque la parola a Vettel e soci. A come aerodinamiche. Ma a guardare questa A mi viene da pensare che dovrebbe stare per Adrian invece che per aerodinamica, perché lui è il nostro guru. Se torniamo agli inizi degli anni 60, è da quel momento che si è cominciato a capire qual era l'importanza di concetti come la resistenza aerodinamica. È considerato che se una vettura avesse generato deportanza, spingendola verso il terreno avrebbe avuto più grip. Stare dentro una macchina con molta deportanza è fantastico. Sin da allora divenne un elemento molto importante nelle gare. Il grip che queste macchine possono produrre è la cosa che fa godere di più un pilota oggi in Formula 1. È la cosa che può decidere una stagione. B, come bocce. No, braking, frenata. La frenata è una delle cose più impressionanti di una Formula 1. È la cosa che mi ha stupito di più la prima volta che ho guidato una Formula 1, la capacità di frenata. Una monoposto che viaggia a 300 km all'ora è in grado di fermarsi completamente nell'arco di soli 4 secondi. Tutti pensano che per andare veloce bisogna spingere sull'acceleratore, ma la tecnica che si usa in frenata è quello che ti fa andare veramente veloce. La frenata è fondamentale, le distanze di frenata diventano ogni anno più corte. C sta per CFD, Computational Fluid Dynamics. Per farla semplice, è un grosso computer che di base calcola le modifiche che si fanno sull'aerodinamica della vettura. I modelli della galleria del vento vengono costruiti, testati e poi si vedono i risultati. Il giorno dopo possiamo comparare i risultati con il CFD. Non possiamo fare molti test in pista, quindi questo è molto importante per noi in azienda. Di DRS. Il DRS è un modo per rendere i sorpassi più facili. Visto che ormai ce l'abbiamo da un paio d'anni, abbiamo capito come funziona. Praticamente possiamo aprire l'ala posteriore per rendere l'auto più veloce attraverso un bottone che possiamo spingere. Bisogna dire che i sorpassi non sono garantiti, ma di certo sono più facili. In pratica o lo ami o lo odi, e dipende da dove sei, davanti o dietro, ma in generale è una cosa buona. E come engines, motori, è il vero cuore dell'auto. Quest'anno c'è stato un grande cambiamento regolamentare, passando da un V8 a un V6 turbo con un sistema di recupero dell'energia che è molto diverso e ha anche un suono piuttosto diverso. Anche i consumi quest'anno non sono una cosa facile, perché abbiamo molto meno carburante durante la gara. Uno degli elementi più importanti è l'integrazione del motore e il sistema di raffreddamento, una delle sfide più grandi per il 2014. F come flyways, rotte aeree. Ovviamente la Formula 1 si corre un po' in tutto il mondo, il che significa saltare spesso su un aereo. Quindi F sta anche per frequente viaggiatore. La logistica è dura per il team perché devono impacchettare le auto e gli equipaggiamenti in dei container. Devono essere molto organizzati e precisi. Ma fa parte del lavoro. G. Gears. Marcia. Facendo un paragone con le auto normali, quando si cambia marcia in Formula 1 è molto più veloce la cosa. Abbiamo 8 marce quest'anno, forse pensavano fossero poche, 7, ma con una in più si cerca di sfruttare tutta la potenza. E durante l'anno non si possono fare cambiamenti sul cambio. Quindi per esempio a Monza useremo tutte e 8 le marce, mentre a Monte Carlo ne useremo solo 6, perché alla fine del rettifilo la velocità è molto più bassa.
H per helmet, casco. Grazie al casco si può riconoscere un pilota all'interno della macchina e riflette la tua personalità. Quando ero più giovane ne avevo un paio tra i miei preferiti, come quello di Senna o quello di Damon Hill, quello di Schumacher con in alto le stelle. Posso cambiarne il design quasi a ogni gara. È una cosa con la quale si può giocare. Un bel modo per esprimere me stesso. I. Interlagos, una delle piste più belle del calendario. Sembrerebbe essere un posto pazzesco. Ci sono tanti fans, il tempo ed è l'ultima della stagione quasi sempre. E questo produce gare incredibili. Puoi avere molti alti e bassi nella stessa gara. Il miglior esempio è stata la gara pazzesca che abbiamo fatto nel 2012. L'inizio fu il peggiore possibile, ma il finale fu dolce. Gran bei ricordi per aver vinto il campionato. Praticamente è un posto dove tutto è possibile. J come Juniors. Il programma Junior è una parte chiave dello sviluppo dei nostri giovani piloti. Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel sono entrambi prodotti dello Junior Team. Ne feci parte sin dall'inizio. E quando la Red Bull entrò in Formula 1 fu un grande obiettivo da raggiungere. E sì, è una storia fantastica stare qui ora a parlarne e poter dire che il Red Bull Junior Team ha avuto un grande successo. Con Daniel abbiamo un altro perfetto esempio di come funziona il sistema e speriamo che nel futuro arrivino anche altri piloti, magari non troppo presto. K per KERS, Kinetic Energy Recovery System, che non esiste più nel 2014 perché il KERS è diventato ERS. Il sistema di recupero dell'energia ora rappresenta circa il 25% della potenza complessiva del motore. È un modo per andare più veloce e ci aiuta e io lo amo. L. Luci. Ad inizio gara abbiamo 5 luci che si accendono una dopo l'altra e per i piloti è un momento difficile. L'intensità quando sei sulla griglia e vedi si accende la prima luce, la seconda, tutte fino alla quinta, c'è una grande adrenalina. Devi fare tante cose sul volante per avere la macchina pronta a partire. È un bilanciamento tra il controllo, ovviamente provi a avere dei buoni tempi di reazione, e l'aggressività perché devi essere pronto ad aggredire gli altri nella prima curva e quando le luci si spengono, semplicemente parti. Come detto, per il momento ci fermiamo alla L, ma vi mostreremo presto anche il seguito di questi originali video. Vedremo se prima o poi, durante il 2014, i nostri eroi bibitari sapranno arrivare alla lettera V di vittoria.